musica di Angelo Branduardi per chi ci segue in radio, per andare a conoscere l'autrice di un libro che in realtà già conoscete, questo libro, perché ne ha parlato Paolo Franceschetti la scorsa settimana, La ragazza con la rotella in più, il libro di Nunzia Alessandra Schilirò, che andiamo subito a salutare. Benvenuta Nunzia, grazie di essere qui con noi. Ciao, grazie a voi dell'invito, è un onore. E ho voluto che ci fosse proprio anche Paolo Franceschetti, che è un po', diciamo, il padrino, possiamo dire, di questa opera e della sua recensione nella nostra trasmissione. Ciao Paolo. Ciao Fabio e ciao a tutti. No, non sono il padrino, però il romanzo è stato già pubblicizzato, insomma, da prima che lo pubblicizzassi io l'ha pubblicizzato BioBlu, insomma... È stato, addirittura è stato, gli hanno pubblicato un articolo sul giornale in cui hanno pubblicizzato, non mi ricordo quale giornale locale, insomma, ma un quotidiano nazionale, credo. Insomma, sta già avendo un buon successo, indipendentemente da noi, insomma. Allora, prima mi ha fatto un articolo il giornale, proprio il giornale, quindi già quando mi hanno chiamato io pensavo che fosse uno scherzo, quindi la telefonata è durata 20 minuti perché mi sembrava strano, ecco. E poi un giornale locale, che invece è il Piccolo di Gorizia, perché io ho girato un po' l'Italia, ho vissuto tanti anni a Gorizia, e quindi insomma mi conoscono. Scusate il casino che ho alle spalle, ma io vivo nel casino, questa è la mia stanza della vergogna, e quindi vi ho fatto entrare nella mia stanza, questa è la mia stanza, dove io mi rifugio. Grazie, grazie di questa. È BioBlu, perché il libro è Edizioni BioBlu, sapete, BioBlu è anche... casa editrice. Proprio BioBlu lo definisce nell'articolo in cui parla di questo libro un real spiritual fantasy che coglie l'anima del mondo, e nell'articolo di presentazione si cita Silvana De Mari, grande scrittrice oltre che medico, appassionata proprio del genere fantasy, che dice che è il genere che più di ogni altro consente di raccontare la realtà più cupa, quella che non si può raccontare. Allora, è un romanzo molto particolare, come lo definiresti tu che l'hai scritto? Allora, proprio da sola, diciamo, la mia aspirazione è sempre stata quella di creare un real spiritual fantasy, e cioè un nuovo genere, perché volevo raccontare una storia che fosse un coacervo di elementi di realtà, di quotidianità, di riflessioni su quello che nel mondo non va, unita a un insieme di elementi sovrannaturali, di mistero, di informazioni che io ritengo indispensabili per chi vuole ancora essere umano, e di conoscenze provenienti da ambiti diversi, ma tutte focalizzate nel ricordare al lettore che noi non siamo soltanto esseri mortali e razionali, ma siamo molto di più. Esattamente come la vita non è soltanto quella che noi vediamo, ma esiste tutto un mondo invisibile che addirittura, ci dice la scienza, governa il mondo che noi vediamo. E questo, fra i tanti, lo dice per esempio Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984, il quale dice: solo la miliardesima parte di quello che noi vediamo è reale, tutto il resto è energia. E quindi, se è energia, è facile aggiungere che è invisibile. Ecco, diciamo, questo è il motivo principale per il quale io ho voluto creare questo nuovo genere. Poi in realtà ho appiccicato, diciamo, la parola fantasy, perché è anche un fantasy, un po' per quello che ha detto Silvana De Mari, perché io penso che il fantasy sia il genere che più di ogni altro consenta libertà. E per me, diciamo, tre cose sono indispensabili nella vita, poi magari se c'è tempo e siete curiosi vi dico anche quali sono. E una di queste è proprio la spiritualità. E quindi mi serviva un genere che consentisse di raccontare sì la realtà più cupa, quindi le cose appunto più truci, che altrimenti non si potrebbero dire, ma anche un genere che consentisse libertà. Libertà all'autore di dire cose che altrimenti non si potrebbero dire, e libertà al lettore di cogliere uno o più messaggi a seconda di quello che gli serve e anche del proprio grado di evoluzione. Perché in ogni fantasy che si rispetti ci sono più livelli di lettura. Non c'è soltanto il livello della storia, che qualcuno dice che è un po' strampalata, no? Un po' sconclusionata, qualcuno ha detto che è la trama. Ecco, secondo me, ovviamente, lo scritto non lo è. E c'è un senso anche nella scelta, insomma, di questa trama e di questi personaggi, soprattutto dei protagonisti. Ma quello che mi piaceva del fantasy è anche un altro aspetto, quindi non solo quello della realtà più cupa, quindi tutti voi che fate, diciamo, informazione libera. A me non piace molto il termine controinformazione, mi piace più dire definire informazione libera.
quindi si avvicina sicuramente all'informazione libera, si avvicina al concetto di libertà, ma si avvicina anche il fantasy agli esclusi, perché forse non tutti sanno che in molti concorsi letterari sono ammessi tutti i generi, ad eccezione proprio del fantasy. E io ho sempre amato gli esclusi, perché penso che fra gli esclusi ci siano i geni, e penso che in questa epoca storica, più che in tutte le altre, bisogna ricordarsi dei grandi geni che proprio perché hanno precorso i tempi sono stati considerati degli esclusi. A me viene sempre in mente Galileo Galilei, Giordano Bruno, perché soprattutto Giordano Bruno è una figura che io amo in modo particolare. Ma al di là appunto di questo, mi viene sempre in mente che il fantasy è anche il genere che consente di fare un altro tipo di ragionamento. Cioè, noi pensiamo sempre che la maggior parte delle persone non abbiano molta cultura, siano piuttosto stupide, però se noi andiamo a vedere i libri e i film che hanno venduto di più nel corso della letteratura, ecco, se studiamo libri religiosi come la Bibbia, troviamo tutti libri fantasy. Cioè, troviamo Harry Potter, troviamo Il Signore degli Anelli, Il Piccolo Principe, L'Alchimista, cioè tutti i libri fantasy. La stessa cosa accade per i film, perché troviamo Avatar, Avengers, Star Wars, e addirittura tra i film di produzione non statunitense c'è un altro film fantasy che è Lucy di Luc Besson. E quindi, evidentemente, secondo me, la gente ha bisogno di sentirsi dire qualcosa di più della realtà. Cioè, la realtà è già sotto gli occhi di tutti, quindi quello che uno chiede a un film o a un libro è proprio quello di dirci qualcosa di più della realtà. E poi real spiritual fantasy, perché appunto ho cercato di mescolare questi elementi e ho cercato anche di sfidare il lettore, lo sfido in tantissimi modi, a partire dalla storia che è piuttosto complicata, che non si comprende subito. Diciamo, se uno pensa al classico libro che dopo nelle prime 10 pagine ha compreso tutto, ecco, non è il libro per lui, perché non è così. E, è quindi una sfida, quindi anche a livello proprio di intreccio, è una sfida nella scelta dei termini, ci sono delle parole messe in corsivo un po' particolari, ed è una sfida anche per questo, diciamo, per questa alternanza tra realtà, fantasia, studi, conoscenze, sensazioni, percezioni, perché diciamo che mi piacerebbe che un domani più di un lettore magari mi chiedesse: ma quando parli di esperienze fuori dal corpo piuttosto che di esperienze pre-morte, come sai queste cose? Perché le vivi, perché le studiate, perché le senti? Ecco, diciamo che è un gioco che mi piace instaurare col lettore. E quindi questi sono, diciamo, i motivi principali per i quali volevo creare un libro diverso, perché insomma libri in Italia ce ne sono, non solo in Italia, tantissimi, si legge pochissimo, e quindi non è che sentivo il bisogno, né io né gli altri, di dell'ennesimo libro. Poi diciamo che anche la scelta di pubblicare il libro non è stata proprio una scelta, cioè non è che io mi sono messa a tavolino e ho detto: siccome non ho niente da fare, oggi scrivo un romanzo. Ecco, non è andata affatto così. Diciamo che io ho scelto semplicemente, avevo un obiettivo, ecco. Volevo fare qualcosa di utile, a me ho sempre questa fissa di essere utile, insomma, e volevo condividere le cose che per me sono importanti, quelle in cui io credo. E penso che una delle cose più importanti nella vita sia senz'altro quella di trovare se stessi. Poi non è detto che uno legge il mio libro e trova se stesso, però diciamo che l'obiettivo era questo. Non è detto che io ci sia riuscita, però volevo una storia che avesse una sua utilità. Ora, il fine è veramente ambizioso e mi vergogno quasi a dirlo, però ci ho provato, ecco. Era quello di, se proprio lo volessi dire esplicitamente, il fine era quello di creare una storia che aiutasse proprio il lettore a trovare se stesso, senza guru, senza manuali di autostima, di pensiero positivo, ma semplicemente risvegliando l'artista che io credo viva sopito in ciascuno di noi. Quindi un libro per svegliare i dormienti e aiutare a volare chi è già sveglio. Ripeto, non è detto che io ci sia riuscita, però uno deve sempre mirare in alto. Poi uno pone delle domande e non è detto che ci debba essere sempre una risposta. Cioè, Baricco diceva che la vita che prima o poi ti risponde, io concordo. E Oscar Wilde, che secondo me dà una definizione ancora più geniale, perché dice: se trovi le risposte a tutte le tue domande, evidentemente non erano le domande giuste.
Molti si chiederanno, intanto la protagonista di questo romanzo si chiama Lilia, molti si chiederanno il titolo, no? Già il titolo incuriosisce tantissimo, probabilmente anche il pubblico che ha ascoltato il racconto di Paolo della scorsa settimana, perché proprio oggi commentavamo con Paolo, no? Che è andata molto bene dal punto di vista, diciamo, superiore anche alla consueta media di spettatori che seguono gli interventi di Paolo, in poco tempo, no? Ha fatto molte visualizzazioni, forse anche incuriositi, no? da questo titolo, La ragazza con la rotella in più. Immagino tutti a scervellarsi per capire, no, cosa sia questa rotella in più. Non so cosa ci puoi dire su questo. Beh, svelerò poco, se no il libro... Ah, ho letto tra l'altro un commento molto carino, a quale avrei voluto rispondere, ma non sono molto tecnologico, o meglio, io e la tecnologia abbiamo un rapporto molto conflittuale. Cioè, la tecnologia è dotata di vita propria con me, quindi decide lei quello che fa, che deve fare, come se fosse una persona, quindi io non riesco mai a fare quello che voglio, se in genere sbaglio anche i mittenti, i destinatari delle lettere, insomma, un casino. Vabbè, tutto questo per dire che c'è stato il commento di una ascoltatrice di Paolo, che ha detto: la prossima volta che presentate un libro in questo modo, fate a meno di presentarlo perché passa la voglia di leggerlo, perché avete detto tutto. Allora io vorrei dire a questa signora che in realtà non abbiamo detto proprio niente. Cioè, nel senso, Paolo ha detto veramente poco, ha dato la sua interpretazione del libro, io ancora non ho detto praticamente nulla, sì, c'è stata una presentazione con Biondù, ci sono stati degli articoli di giornale, delle recensioni anche molto belle che mi hanno molto stupito, però in realtà questo libro è talmente complesso, che poi magari vedremo di che cosa parla questo libro, posso anche raccontare sia la storia che anche i temi principali che tratta, perché una volta una mia amica mi ha detto: è la terza volta che rileggo il tuo libro. E io non sapevo se essere contenta o no, dicevo, ma perché non l'hai capito, perché stai cercando qualcosa che ti piaccia. Lei mi ha detto: no, è la terza volta che lo rileggo, perché ci sono talmente tante cose dentro questo libro che è impossibile raccontarlo. Ecco, questa è una cosa che ovviamente mi è piaciuta moltissimo. Quindi possiamo parlare tanto di questo libro, perché secondo me è veramente difficile da definire, anche per me che l'ho scritto. La ragazza con la rotella in più si capisce leggendolo, però sicuramente vi posso dire che è la storia di una persona che non crede in se stessa, che ha un'idea totalmente sbagliata di sé, ed è la storia sua, della protagonista, di Lilia, ma anche di altre persone che si sentono dei falliti, dei reietti, che sono considerati dei falliti, degli emarginati. E quindi mi piaceva l'idea di raccontare una storia di persone arrabbiate con il mondo, persone che cercano di riscattarsi dall'emarginazione in cui vivono, e lo fanno a modo loro, chiaramente, anche con un aiutino, se vogliamo, insomma, così dire, dall'alto. Quindi è la storia di una persona che da molti è considerata una persona che ha una rotella in più, quindi una marcia in più degli altri, ma lei si considera una persona con una rotella in meno. Ecco, sarebbe interessante poi capire se nella vita è più importante quello che noi pensiamo di noi stessi o quello che pensano gli altri, perché in realtà sembra una domanda banale, ma è tutto fuorché banale, nel senso che sarebbe facile rispondere: più importante quello che pensiamo noi. Ma io non sono d'accordo, tant'è che sulla quarta di copertina ho voluto fortemente che fossero scritte due frasi in cui credo molto. E una frase dice proprio, adesso la prendo perché non la vorrei citare sbagliata, ecco, la seconda frase che è citata nella quarta di copertina dice: ogni risveglio lo si deve a un altro che crede in noi prima di noi. Quindi è vero che la fatica individuale, che la vita, ognuno la deve vivere in prima persona, però gli altri sono indispensabili. Ma non indispensabili nel senso comune del termine. Cioè, noi spesso pensiamo che gli altri siano indispensabili perché li vediamo come una stampella, o come un ostacolo, o come qualcosa che può essere utile. Ecco, sono due interpretazioni completamente sbagliate, secondo me. E quindi La ragazza con la rotella in più, chi vorrà capire perché, si dovrà leggere il libro, ecco. Sicuramente possiamo dire che è la storia di Lilia, che ha quest'idea appunto sbagliata di se stessa, e ha una grande consapevolezza, cioè la consapevolezza che la libertà non consiste nello scegliere gli eventi che capitano, come comunemente si pensa, ma semplicemente nello scegliere come reagire agli eventi che capitano. È un libro che dovrebbe infondere forza e fiducia nella vita, trasmettendo l'idea che tutto si possa superare, anche quando ogni cosa sembra perduta.
che si può essere felici nonostante gli eventi della vita non vadano come noi vorremmo. È un libro che sicuramente può essere considerato anche come un viaggio alla scoperta di sé, alla ricerca di sé, ma anche un viaggio alla ricerca della felicità. E, diciamo che è un libro alla ricerca del proprio daimon, no? Di quello che i greci chiamavano daimon. E io sono molto appassionata di cultura greca, greco intendo greci antichi naturalmente, perché se noi poi guardiamo quello che è accaduto con la cultura greca, è che nel corso dei secoli quello che loro hanno detto è stato poi rielaborato un po' da tutte le culture che sono seguite. Cioè il famoso daimon greco, cioè la nostra unicità, ciò che ci distingue dagli altri, ciò che ci consente di porre la firma sotto le azioni che compiamo, ma anche ciò che ci salva dalle sottoculture tipiche della nostra società come quella della competizione. Perché se io so di avere delle doti che nessun altro possiede e se io so che quella determinata cosa, così come la faccio io, non la può fare nessun altro, è chiaro che io non entrerò mai più in competizione con nessun altro, perché saprò che quella determinata cosa, così come la faccio io, non la può fare nessun altro. Quindi il mio rapporto con gli altri è completamente ribaltato se io scopro qual è il mio daimon. Il difficile è scoprire qual è il mio daimon. Il daimon che poi diventa, nella cultura latina, diventa il genio, per Platone e per Jung diventa follia, per alcuni psicanalisti diventa il desiderio, per i cristiani diventa la vocazione, per le persone più spirituali diventa il vero sé, il bambino interiore. Quindi ognuno può dare a questa unicità la parola che più gli piace. Però è una cosa fondamentale. Uno dei problemi, secondo me, della nostra società è proprio questo, che noi viviamo come degli autonomi, tutti in serie, l'individualità non esiste, cioè noi pensiamo che esista, ma in realtà non esiste l'individualità. Noi siamo completamente schiacciati, perché quello che si vuole fare dell'essere umano è farlo diventare una specie di robot, e a questo, insomma, non è che voglio riferirmi solo al transumanesimo, questo si cerca da fare da sempre. E ecco, quindi mi piaceva l'idea di ritornare alla nostra, o almeno tentare di ritornare al nostro vero sé, al coraggio di esprimere se stessi, perché poi tutti fanno in fretta a parlare di libertà, ma molti hanno un'idea di libertà completamente distorta e soprattutto non si rendono conto di due cose fondamentali, secondo me, che per esserci libertà è necessario che ci siano altre cose. Cioè io dico sempre che la libertà deve camminare sulle gambe di altri concetti, che sono il coraggio, l'informazione e la cultura. E ribadisco l'informazione, molto sottovalutata oggi, che è uno strumento di potere incredibile, perché il presupposto indispensabile per l'esercizio di qualsiasi diritto e di qualsiasi libertà è l'informazione libera. E quindi ecco perché nel mio libro, per esempio, ci sono tantissime citazioni. Cioè è un libro che parla di temi attuali, o almeno li sfiora, ma è un libro anche che parla di mondi e universi paralleli, di demoni, di alieni, di tempo e non tempo, di identità, ma anche di disturbi alimentari, di rapporti difficili con i genitori, di appunto di libertà, della libertà più difficile da raggiungere, secondo me anche la più importante, che è la libertà di essere se stessi. Parla anche di potenziali inespressi che, se portati alla luce, donerebbero poteri eccezionali. Ma parla anche di fisica quantistica, cui io tengo moltissimo, parla di mistero, di amore, di morte, di quella morte di cui oggi nessuno parla, perché è uno dei tabù della nostra società. E rifacendomi a una puntata molto bella che ho visto, tra l'altro, proprio fatta da te e da Fabio, da Paolo, intendo da te, insomma, da Paolo, da voi due, su Battiato, mi viene sempre in mente quello che diceva Battiato sulla morte. Battiato diceva che noi siamo una società che non ha capito niente della morte, e infatti la morte non viene insegnata a scuola, e invece sulla morte gli antichi egizi hanno costruito una civiltà. E nel mio libro, nonostante sia un real spiritual fantasy, si parla anche di egizi, di un concetto in particolare molto caro agli egizi, che era quello della coerenza, che oggi sta tornando di moda, tra l'altro. E tutto, diciamo, raccontando la storia di persone che vogliono salvare il mondo. Quindi è un bel crocerbo, insomma, di elementi in apparenza contraddittori e lontani gli uni dagli altri, ma io sono convinta che questo fosse necessario, cioè queste apparenti contraddizioni sono convinta che erano assolutamente indispensabili
perché la vita fondamentalmente è paradossale, cioè se noi riflettiamo su alcuni aspetti della nostra esistenza, ci rendiamo conto che, per esempio, noi riusciamo a essere veramente liberi, a capire che siamo connessi con tutto il resto del mondo soltanto se assaporiamo prima la solitudine. Qualcuno potrebbe dire, sei matta. Non sono matta, o forse sì, non lo so, però come diceva Tesla, il bello delle persone intelligenti è che sembrano matte agli occhi degli stupidi. Questa è una frase che mi viene sempre in mente quando parlo di pazzia, ma quando io dico che per capire che noi siamo connessi con tutto il resto del mondo e che questo lo capiamo soltanto assaporando la nostra solitudine, è un paradosso, ma è un paradosso verissimo. Perché se noi non abbiamo mai provato quello che si prova, quello che si sente camminando da soli in un parco, in mezzo alla natura, non te lo può spiegare nessuno. Cioè ci sono cose nella vita che si devono fare per capirne altre. Poi è indispensabile la razionalità, perché, ecco, questo diciamo che io conosco Paolo, ho letto i suoi libri, almeno alcuni, perché ne ha scritti tantissimi, ho seguito alcune delle sue bellissime interviste. E una cosa sulla quale forse non sono tanto d'accordo con Paolo, o almeno non gliel'ho mai sentita dire, è questa. Io penso che la razionalità, sia fondamentale per arrivare alla spiritualità. Anche questo sembra un paradosso, me ne rendo conto, però è una cosa invece in cui io credo tantissimo e sulla quale vi potrei fare tantissimi esempi. Un altro paradosso potrebbe essere quello di aver accostato in un libro fantasy, la parola spirituale, no? Sembra quasi una bestemmia, ma in realtà le cose sono, anche queste sono strettamente connesse. E questo perché io penso che la spiritualità, oltre ad essere un aspetto indispensabile della nostra esistenza, sia anche una forma di scienza ancora non compresa. E, naturalmente, quando dico una forma di scienza ancora non compresa, mi riferisco a due aspetti. Uno, al fatto che secondo me accadrà ad alcune pratiche spirituali quello che è accaduto con la meditazione. Cioè, oggi tutti sanno, o almeno insomma, le persone che si interessano a questi argomenti, sanno che, la spiritualità, scusate, che la meditazione ha tantissimi benefici. Sono stati scritti tantissimi libri sui benefici della meditazione. Ma quello che forse in pochi sanno è che questi benefici sono stati scientificamente dimostrati. Ecco, io penso che questo accadrà. Penso anche fra qualche anno, quindi non fra tantissimo tempo, anche per quello che riguarda, scusate, anche per quello che riguarda alcune pratiche spirituali. E questo perché c'è una fortissima connessione tra, appunto, la scienza e la spiritualità. Faccio qualche esempio molto veloce, anche apparentemente molto banale. Gli scienziati più grandi di tutti i tempi sono gli scienziati che hanno avuto legami con i mondi spirituali. Io adesso vi faccio qualche nome, non fidatevi di quello che dico, andate a verificare e scoprirete che lo erano Pitagora, Newton, Galilei e Einstein. Einstein, tra l'altro, ha detto una frase poco conosciuta, che secondo me dovrebbe essere invece scalfita e imparata a memoria in tutte le scuole, perché Einstein diceva: la mente intuitiva è un dono sacro. La mente razionale è un fedele servitore. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono. E, insomma, questa frase parla da sé, ma non solo. Ci sono stati tantissimi mistici e tantissimi, proprio anche manuali, libri spirituali, che hanno anticipato di molto tempo, di molti secoli anche, molte scoperte scientifiche. Penso, per esempio, a Giordano Bruno. Giordano Bruno è conosciuto, insomma, io lo amo, quindi insomma potrei fare una conferenza su Giordano Bruno, l'ha già fatta Paolo, e quindi mi limito a dire che Giordano Bruno ha detto tantissime cose, come Galileo, a differenza di Galileo non ha abiurato, credeva e sapeva che era la Terra a girare intorno al Sole e non viceversa, sapeva che l'uomo non era al centro del creato, quindi non era sovraordinato a tutte le altre creature, sapeva e conosceva e credeva nell'immortalità dell'anima, nella reincarnazione, inciso, nella quale tra l'altro credeva anche la religione cristiana, fino al 533 d.C., quando il Concilio di Costantinopoli abolì la reincarnazione, e mi piace sempre sottolinearlo, insomma, anche per far vedere, la differenza tra quello che noi pensiamo che oggi sia il cristianesimo e quello che è invece il vero cristianesimo, il cristianesimo, o quantomeno il cristianesimo esoterico.
Ma una delle cose più interessanti che diceva Giordano Bruno è che esistono molti mondi abitati. Bene, abbiamo dovuto aspettare il 1957 perché arrivasse, diciamo, Everett con la sua teoria dei molti mondi. Ah, dimenticavo, anche Veda e anche Purana parlano di questi molti mondi abitati e parlano di molte dimensioni, di quello che nel 2018 il grandissimo Stephen Hawking definisce come multiverso, quindi la teoria del multiverso. E ancora poi abbiamo la teoria delle stringhe, quindi giusto per fare qualche esempio di connessione tra spiritualità e scienza. Ma poi c'è un capitolo, secondo me, ancora più straordinario, che è quello che mi ha portato a questo discorso, che è stato proprio l'incipite del mio discorso, cioè quando ho detto che studiando e quindi attraverso la cultura, attraverso soprattutto la scienza, noi possiamo arrivare alla spiritualità. Mi riferisco in particolare alla fisica quantistica, e nel libro ci sono diverse cose che richiamano la fisica quantistica, e ad alcuni studi neuroscientifici. Ecco, se volete, se non vi annoio troppo, io vi faccio anche qualche esempio del perché attraverso la scienza, in particolare la fisica quantistica e le neuroscienze, si può arrivare alla spiritualità. Certo. Ok, no, datemi un segno di vita perché io vedo la mia faccia, cerco di stare ferma, ma non riesco, quindi mi Siamo dovete legare la sedia. Paolo, fai pure questi esempi. Ok, allora, non sono un fisico, lo premetto, quindi non entrerò diciamo, nel dettaglio dei singoli esperimenti, proprio nel rispetto di chi svolge questa professione. Però vi dirò delle cose, poi naturalmente, ripeto sempre, andate a verificare quello che dico, perché ne sono talmente sicura che non ho paura di essere smentita. Ecco, per esempio, l'esperimento dell'entanglement, no, l'esperimento, scusatemi, il fenomeno dell'entanglement. Ecco, l'entanglement è un fenomeno fondamentale della fisica quantistica che in sostanza conferma la telepatia e che ci dice che tutti noi siamo collegati, che tutti siamo uno. Quindi che tutti siamo uno non è soltanto una trovata dei mistici, dei filosofi, dei poeti, un po' di tutti i tempi, ma è qualcosa che ci dicono tantissimi scienziati. Ne cito due per tutti, che sono Glenn Raine e Fritz Albert Popp, i quali hanno scoperto che tutti noi, ci piaccia o no, abbiamo una coscienza collegata al nostro DNA e che questa coscienza comunica con il resto dell'universo attraverso campi magnetici ed elettromagnetici. Poi abbiamo l'esperimento straordinario della doppia fenditura. Questo esperimento ci dice due cose fondamentali. Ci dice innanzitutto che la realtà che noi vediamo è soggettiva, dipende dall'osservatore. Cambiando l'osservatore cambia la realtà. E la seconda cosa straordinaria che ci dice questo esperimento della doppia fenditura è che la realtà in cui noi viviamo è un'illusione. Perché sempre la fisica quantistica ci insegna che tutti noi siamo composti essenzialmente da vuoto, siamo fatti di vuoto, un vuoto però che non è vuoto, ma che è un pieno di energia. Quindi se noi siamo composti essenzialmente da energia, esattamente la stessa cosa che ci ha detto Carlo Rubbia, che è un fisico, anche se non si è occupato, almeno non nel 1984, no, ha vinto il Nobel per la fisica, non il Nobel per la fisica quantistica, che tra l'altro non esiste. Quindi, dicevo, noi siamo essenzialmente energia e a scuola, per fortuna, questo sì, ci insegnano che l'energia non si crea e non si distrugge. Quindi, se l'energia non si crea e non si distrugge, e noi siamo essenzialmente energia, questo significa che la morte non è altro che un passaggio, una trasformazione. E quindi un conto se a dire che la morte non esiste è la religione, che chiede degli atti di fede, che è basata su dei dogmi. Un conto, se affermare questo, è la scienza. È tutta un'altra storia, tutta un'altra musica, no? Bene, altri esempi ci vengono, per esempio, dalle neuroscienze. Ecco, le neuroscienze hanno fatto delle scoperte, secondo me, straordinarie, perché ogni volta che c'era un fenomeno o un genio da trattare, si chiamasse, fosse il sensitivo Gustav Rolle piuttosto che Einstein, si è sempre detto sono dei geni, quindi fanno delle cose straordinarie perché usano l'80%, il 90% del nostro cervello. Bene, abbiamo dovuto aspettare che arrivasse un neuroscienziato che si chiama Barry Bernstein, il quale ha scoperto che non è vero che noi usiamo soltanto il 10% del nostro cervello. Ecco, su questa teoria che l'uomo userebbe soltanto una parte microscopica, insomma molto piccola del proprio cervello, sono stati
scritti tantissimi libri, sono stati fatti anche dei film come appunto Lucy di Luc Besson, ed è un'idea sicuramente molto affascinante, ma un'idea scorretta, perché questo neuroscienziato, Barry Bernstein, ci dimostra che se fosse così, nessuno più dovrebbe avere problemi se presenta delle lesioni cerebrali, perché se noi usiamo soltanto una parte che può arrivare al massimo al 10% del nostro quoziente intellettivo, è chiaro che non ci sarebbero problemi in caso di lesioni, e invece così non è. Si sono scoperte due cose invece interessantissime. Si è scoperto innanzitutto che il nostro cervello non dipende soltanto, cioè la nostra intelligenza non dipende soltanto dal numero di neuroni che noi abbiamo in testa, perché altrimenti, visto che gli elefanti hanno molti più neuroni di un essere umano, dovremmo concludere che un elefante è molto più intelligente di un essere umano. Ma in realtà hanno scoperto che dipende dalle connessioni. Quindi quello che dicevano i mistici di tutti i tempi, da Hermeto Trismegisto a Gandhi, e cioè che come fuori, così dentro, o meglio, così come dentro e fuori, che quindi il fuori rispecchia come noi siamo dentro, ce lo dice anche il nostro cervello, perché il cervello è come se ci volesse suggerire che noi siamo tanto più intelligenti quanto più riusciamo a fare connessioni. E quindi la vita in sostanza ci sta dicendo che noi siamo tanto più connessi alla vita quanto più riusciamo a connetterci con tutto il resto, come il nostro cervello è tanto più intelligente quanto più riesce a fare questo tipo di connessioni. Un altro aspetto, un altro insegnamento delle neuroscienze riguarda il famoso discorso del libero arbitrio della coscienza. Cioè ci sono, gli scienziati diciamo si stanno rovellando su questi argomenti che sono interessantissimi, perché tutti noi vorremmo sapere A, se siamo liberi, B, se abbiamo o no una coscienza. Ripeto, la scienza è bellissima perché ci sono scienziati che dicono tutto e altri che dicono il contrario esatto di quello che hanno detto determinati scienziati. Ma per fare un po' la sintesi di queste varie teorie, quali sono, diciamo, gli aspetti salienti di questo ragionamento sulla coscienza e sulla libertà? Il punto fermo è che quando io decido di alzare, per esempio, un braccio, in questo momento, 7 secondi prima che io decido di fare, che io compia questa azione, nel mio cervello si attiva l'area cerebrale corrispondente al movimento. E questo significa che o io sono telecomandata, cioè o c'è qualcuno che 7 secondi prima che io agisca sa quello che io dovrò andare a fare e quindi me lo suggerisce prima, quindi siamo tutti delle marionette, il libero arbitrio non esiste, oppure c'è un'altra risposta che a me naturalmente piace molto di più, e che a decidere quello che io farò è la mia coscienza. E qui si apre un mondo incredibile, perché ci sono stati dei premi Nobel straordinari, ne cito due per tutti, perché sono veramente tantissimi gli scienziati che sostengono questa teoria. Uno è Kless, premio Nobel per la medicina nel 1963, e l'altro è Roger Penrose, premio Nobel per la fisica nel 2020, i quali sostengono che la coscienza molto probabilmente non risieda né nel corpo né nel cervello, ma vada al di là dell'essere umano. E queste sono delle teorie che più che teorie scientifiche sembrano delle teorie spirituali, no? Perché si avvicinano sicuramente più alla spiritualità. Ma diciamo, la prova, secondo me, inconfutabile di questo collegamento, di come la razionalità ci può condurre alla spiritualità, la otteniamo, a mio avviso, con un altro neuroscienziato geniale che è Roger Sperry, premio Nobel per la specializzazione emisferica nel 1981. Il quale ha scoperto che i nostri due emisferi cerebrali si comportano come se fossero due coscienze distinte. Cioè, noi abbiamo l'emisfero cerebrale destro che è deputato alla conoscenza del mondo mistico, irrazionale, spirituale, invisibile, e l'emisfero cerebrale sinistro che invece è deputato alla conoscenza del mondo razionale, visibile, logico-matematico. Quindi già il fatto che noi abbiamo dentro di noi un cervello che è programmato per cogliere due aspetti della realtà, cioè, signori miei, questo significa una cosa sola, cioè significa che la realtà è sia visibile che invisibile, perché non esiste niente di superfluo nel nostro corpo e nella nostra macchina biologica. Questo ormai è un dato di fatto. Vi ricordate, magari qualcuno lo sa, che fino a qualche anno fa si sentiva parlare di DNA spazzatura. Ecco, oggi l'unico DNA di cui si sente parlare è il cosiddetto DNA fantasma, anche quello è un altro esperimento straordinario. Cioè, l'esperimento del DNA fantasma, andatevelo a leggere, tanto lo trovate tutti su Google, che ormai insomma, si trova. Uno dei vantaggi della tecnologia è che
si può trovare di tutto. Ecco, l'esperimento del DNA fantasma dice in sostanza quello che i mistici di tutti i tempi hanno sempre sostenuto, cioè che noi abbiamo diversi corpi energetici e che quando noi lasciamo un ambiente, lasciamo in quell'ambiente per molti giorni un ricordo di noi, un'energia, perché noi siamo essenzialmente energia. E il DNA fantasma, l'esperimento del DNA fantasma, è proprio la prova provata di quanto questi mistici affermassero. Ma tornando al discorso originario, cioè stiamo dicendo del DNA spazzatura, gli scienziati hanno scoperto che non esiste in realtà del DNA spazzatura, che quello che veniva chiamato DNA spazzatura è in realtà una parte essenziale del nostro DNA, indispensabile alla vita. Ecco, questo per dire che Roger Sperry è arrivato da scienziato, da neuroscienziato, a comprendere non solo che noi abbiamo queste due parti per comprendere chiaramente due parti della realtà, ma ha scoperto anche che noi stiamo bene solo ed esclusivamente quando riusciamo a tenere in equilibrio i nostri due emisferi cerebrali. Qualcuno mi potrebbe chiedere, ma come si fa a tenere in equilibrio questi due emisferi cerebrali? Ecco, Roger Sperry ci dice che bisogna agire con creatività. Ecco perché io sono innamorata degli artisti, molto pochi oggi a dire il vero, ce ne sono veramente pochissimi. Che poi l'artista non è quello che noi pensiamo oggi, insomma, anche sull'artista dovrei parlare per almeno un'altra ora e mezza per spiegare che cosa intendo io per artista, ma anche in questo caso gli antichi ci avevano visto lungo, ci avevano visto giusto. Io penso che probabilmente non siamo di fronte ad un'evoluzione dell'essere umano, ma siamo più veramente in quel Kali Yuga di cui parlano i Veda, cioè in un'epoca di oscurantismo, in un'epoca di decadenza, soprattutto spirituale, in un materialismo sfrenato, che però ha un vantaggio, che Paolo conoscerà benissimo, che è la cosiddetta benedizione del Kali Yuga, cioè quando noi viviamo nell'epoca più triste e oscura possibile, è più facile invece sviluppare delle doti spirituali, delle doti che vanno oltre, diciamo, i nostri limiti temporali. Ecco, agire con creatività non vuol dire soltanto essere un artista, ma significa, in sostanza, agire usando il proprio cuore. E io penso che tutti noi sappiamo cosa significa agire usando il proprio cuore. Se non mi interrompete, che vado avanti fino a domani mattina. Credo che sentire Paolo, sia che se vuole commentare, insomma, questi temi interessantissimi di cui hai parlato, o comunque ribadire, secondo te Paolo, in sintesi, qual è, ecco, il valore aggiunto che già abbiamo capito da queste parole, dalla lettura di questo libro, che può essere visto e letto, no, sotto tanti punti di vista. Diciamo, questo libro e il perché io ho detto che è un libro ispirato, secondo me, racconto un episodio, perché già ne ho raccontati diversi nella puntata che abbiamo fatto, no? In cui io ho presentato il libro, diciamo, insieme solo a me e te. Ma ho raccontato tanti episodi che mi hanno fatto capire che questo libro, appunto, è come se fosse stato, non come, è ispirato. E ne racconto altri due. Allora, uno riguarda una mia carissima amica, ha parlato Nandra durante il suo intervento anche del significato della morte e del fatto che noi nella nostra cultura non ci occupiamo della morte, che invece è l'unico evento certo della nostra vita. È assurda questa cosa. Noi viviamo e non sappiamo se ci sposeremo, non sapremo se manterremo il nostro lavoro a lungo, non sappiamo nulla, l'unica cosa che sappiamo è che moriremo. Nessuno ci prepara alla morte. E allora però racconto questo episodio perché ci sono delle riflessioni molto profonde sul libro di Nandra. Mentre lo leggevo, a un certo punto la mia attenzione va a un punto in cui lei dice una cosa che io ritengo assolutamente giusta, ma che non troviamo nella maggior parte dei libri spirituali, diciamo che non lo troviamo da nessuna parte, cioè che quando un'anima lascia il corpo, spesso rimane accanto al partner fino alla fine della sua vita, per accompagnare il partner negli ultimi anni senza di lui. E c'è una mia carissima amica, una mia compagna di classe, che si chiama Caterina, che ha perso il compagno proprio 2 mesi fa. E lei si domanda il significato della morte, a differenza della maggior parte delle persone che vive nel dolore ma
cerca di dimenticare, diciamo, cerca di andare avanti, cerca di non pensare. Lei riflette sul significato della morte, sente il suo compagno vicino. E talvolta ci confrontiamo, ma mi è capitato questo, ma me lo sono sognato, mi dice lei, che mi sembra che dipenda da lui, che, e io, insomma, commentiamo questi fatti. Quindi ho letto questo punto del libro, l'ho fotografato e gliel'ho mandato. Ora, io non avevo fatto il conto del tempo, non sapevo che erano esattamente 2 mesi che il marito era morto. E soprattutto non potevo sapere che il messaggio gli è arrivato esattamente nel momento in cui lei era andata lì dove sono state seppellite le ceneri del marito. Lei aveva fatto la strada a piedi, è andata lì nel punto dove sono state seppellite le ceneri, appena arrivata gli è arrivato il mio messaggio. È una cosa che ovviamente l'ha aiutata molto, anche perché ne avevamo parlato spesso di queste teorie sulla morte. Perché la maggior parte delle persone che fa un percorso spirituale, che cosa ripete a memoria, a pappagallo, quello che altri maestri hanno detto, che però non è che è sbagliato, era per un certo contesto storico, in un determinato momento, a un certo gruppo di persone, e non è la verità assoluta, e prendono come verità assoluta il fatto che quando la persona muore bisogna lasciarla andare, non bisogna richiamarla a noi, non bisogna pensare che sta accanto a noi, altrimenti rimane trattenuta sulla terra, come se per un'anima che è immortale e che non ragiona più con i nostri parametri, l'andarsene dal corpo fisico e stare quindi in un corpo astrale possa cambiare qualcosa se sta qualche anno in più o meno. Ma l'anima, appunto, ripeto, è immortale, figuriamoci il concetto di tempo quanto gli è familiare, no? Hanno un altro concetto. Quindi io ero assolutamente convinto di questo, anche perché fa parte della mia esperienza, dell'esperienza di persone che ho incontrato in tutti questi anni nella mia vita, che quindi l'anima del partner spesso rimane per accompagnare il partner fino alla fine. Quindi secondo me l'anima del marito c'è, è presente. E secondo me è anche il marito che mi ha suggerito in quel momento di mandargli quella foto, di leggere proprio quella parte. E questo è solo uno degli episodi che sono capitati, troppo particolari, molto particolari. Uno potrebbe essere una coincidenza, ma 30 no. Ho fatto fare una prova al mio amico Tiziano, che molti conoscono, perché è un cartomante, è bravissimo ed è un veggente. Ha provato ad aprire diverse volte il libro chiedendo delle risposte, e queste risposte sono arrivate puntuali, tant'è che a un certo punto ci siamo fatti una bella risata, perché era qui a casa mia qualche giorno fa, e ci siamo fatti una risata nel momento in cui, allora, lui praticamente per qualunque cosa fa tira le carte e dice: vediamo se, che ne so, troviamo posto al ristorante, e tira le carte. Non mi ricordo che cosa dovevamo vedere o fare, stavamo per uscire, dice: aspetta un attimo che vediamo come va a finire questa cosa che dobbiamo fare. Invece di tirare le carte ha aperto il libro di Nanda, e lì io mi sono fatto una risata, perché io ho detto: ma Tiziano, quindi l'hai preso come un libro divinatorio, in sostanza. Sì, dice: guarda, è eccezionale questo libro, mi ha detto, adesso quindi me lo voglio comprare anch'io, che detto da lui, insomma. Quindi vabbè, questo episodio è molto divertente per me, insomma, per il mio tipo di senso dell'umorismo, non so quanti lo capiranno, insomma, ma comunque per chi conosce Tiziano e me sicuramente capiranno quello che voglio dire. Ecco, questo libro è particolare, è un libro magico, è un libro che vive di vita propria. Secondo me è vissuto di vita proprio anche nel numero di accessi, perché cioè ce lo siamo detti io e Fabio oggi, no? Nandra, abbiamo pubblicato tanti video io e lui nella nostra rubrica che si chiama Ruota Libera. Sì, ci sono video da 2000 visualizzazioni, come ce ne sono da 10.000 o 12.000 a seconda dell'argomento, ma ne abbiamo fatti centinaia. È la prima volta che abbiamo un risultato così in notturna, perché la mattina mi sono alzato verso le 5 del mattino, è stato pubblicato alle 10, nella notte era stato visto, adesso non mi ricordo se 2000 o 1000 persone, comunque tantissime, perché in genere la mattina presto sono poche centinaia, sono 300, 400, poi dopo le visualizzazioni arrivano durante il giorno. Qui ne erano arrivate durante la notte almeno 1000, ma forse 2000, adesso non ricordo. Già adesso siamo oltre le 6.000 in questo momento in cui stiamo facendo questa trasmissione, e quindi sarà probabilmente
il video che ha fatto più visualizzazioni di tutti quelli che ho fatto io, ma non è giustificato con il titolo di un libro che, per quanto carino, per quanto possa incuriosire, per quanto possa essere simpatico, non giustifica un numero di visualizzazione maggiore di certi argomenti molto importanti, come Steiner, come Gurdjieff, come abbiamo trattato gli argomenti più disparati, Buddha, poi personaggi minori come Papa Silvestro, o personaggi più importanti come Maria Maddalena. Per me, per esempio, quelli su Maria Maddalena o su Dante Alighieri sono tra i video più importanti che ho fatto, per me, per il mio interesse, insomma, per gli argomenti che mi interessano. Ma questo li supererà tutti come numeri. E c'è qualcosa che è dietro a questo libro che secondo me è magico. Allora, visto che poi sarà il tema della parte seguente, chiedo a proprio ad Alessandra la dimensione magica, effettivamente, che cos'è per lei la dimensione magica, e chissà che questo libro, quando vi arriva a casa, magari, ecco, aspettatevi qualcosa di particolare. Che cos'è per te il magico e come si sprigiona da questo libro? Io penso che la realtà sia magica. Ma non è che lo penso perché vivo in un mondo di folletti, lo penso anche qui perché ho studiato tanto la fisica quantistica, e se uno, non è che vorrebbe tutti studino fisica quantistica, perché bastano veramente quattro nozioni di fondo. Tra l'altro, io poi, ripeto, nel libro parlo anche di questo, cioè se noi studiassimo per esempio la fisica quantistica ci accorgeremo che la realtà è magica, perché le particelle che più piccole che compongono il nostro universo, e quindi che compongono anche noi, sono assolutamente quasi dotate di vita propria, e questa è una cosa che, a cui noi non pensiamo. Ecco, diciamo che mi piacerebbe che si parlasse un pochino meno sempre degli stessi temi che vanno oggi tanto di moda, e che ci si concentrasse invece un po' di più sulla magia della realtà, perché secondo me diminuirebbero anche quei disturbi alimentari, comportamentali, depressivi, che invece sono sempre più dilaganti, soprattutto tra i giovani. E io credo che la mancanza di magia, la mancanza di spiritualità nella nostra società, oltre che la mancanza di libertà, stiano rendendo la vita veramente difficile. Perché vedo che, giusto per fare un esempio, uno potrebbe dire: cosa c'entra la magia con i suicidi? Invece, secondo me, c'entra tantissimo, sotto tantissimi punti di vista. Cioè, se io vivessi una vita in cui ripeto sempre le stesse cose, sono privata del contatto con gli altri, che senso ha la mia vita? Cioè, io mi metto nei panni di un 17enne che ha un'esplosione ormonale, una carica vitale incredibile, che è stato messo davanti ad un computer ed è stato lasciato lì per mesi e mesi, no? Ma quello non è isolamento. Quello non è chiudere l'essere umano, farlo diventare come una monade, incapace di comunicare con gli altri, sempre più isolato. Qualcuno mi potrebbe rispondere: ma comunicava attraverso il computer. Non è la stessa cosa. È vero che l'energia, soprattutto se uno è dotato di una forte energia, arriva lo stesso, ma non è la stessa energia che arriva attraverso il contatto umano. Io sono, tra virgolette, ossessionata, ecco, come diciamo lo sono per Giordano Bruno nel passato, lo sono nel presente nella figura di Julian Assange, del quale ho letto tutto quello che si poteva leggere e mi interessò tantissimo. Non perché io abbia una particolare propensione a chi faceva la hacker, no, ma per quello che Julian Assange rappresenta, per quello che ha fatto. E perché mi viene in mente lui quando parliamo di magia? Perché nei confronti di quest'uomo, di cui si parla veramente poco, secondo me, troppo poco, sono state messe in atto delle vere e proprie torture, e in particolare due torture, che sono quella dell'isolamento, della mancanza di comunicazione con gli altri, che lo stanno distruggendo. Perché sono stati compiuti tantissimi esperimenti, soprattutto di psicologia dell'età evolutiva, davvero molto interessanti, esperimenti che sono stati compiuti già all'epoca di Federico II, quindi, cioè, non è che sono nati l'altro ieri, esperimenti che ci dicono che l'essere umano, senza contatto con gli altri, muore, viene distrutto. E allora, se io privo la vita, la realtà, della sua magia, che ripeto, non è una magia di, non voglio sminuire nessuno, ma non è una magia di chi dice: io sono cartomante, sono leggente, io molto rispetto nei confronti di chiunque, però sono anche una persona estremamente razionale. Io quando parlo di magia, parlo proprio di quella magia che ti fa pensare ad una persona e quella persona ti chiama.
quella magia che ti fa dire: io sono nel luogo in cui hanno sepolto le ceneri di mio marito e mi arriva il messaggio di Paolo che fatalità parla di morte e mi sta dando un messaggio forte. Ecco, questo per dire che cosa? Che, ripeto, tutto il massimo rispetto a chi si occupa di questo mondo, che per me è molto affascinante e molto interessante, e non escludo che magari un giorno sarò sicuramente anche curiosa di approfondirlo e di conoscerlo, che è quello dell'astrologia piuttosto che quello della cartomanzia. Ma la magia di cui la vita è fatta è una magia scientifica. Ecco perché io praticamente mi arrabbio quando vedo che nei programmi scolastici si eliminano, si vogliono eliminare determinate materie, in particolare la cultura classica, lo studio della grecità, la filosofia, e le scienze, cioè la fisica quantistica non si studia a scuola. Quindi si vuole togliere gli strumenti per rendere l'uomo libero e indipendente, capace di pensare con la propria testa. E allora io penso che nella vita niente debba essere demonizzato, perché tutto si può usare, purché se lo si usi nella giusta misura. I greci dicevano katametron, e questo è un concetto fondamentale che noi abbiamo perduto. Perché non c'è niente di male a guardare la televisione, io non la guardo personalmente, però non ci sarebbe niente di male se uno si vuole fare quattro risate, o comunque sono per la libertà, quindi ognuno è libero di fare quello che vuole, nei limiti sempre del rispetto naturalmente dell'altro, però bisognerebbe tornare a cogliere l'essenziale della vita. Cioè noi siamo, ci viene dato tutto, ma non ci viene dato l'essenziale, ci manca proprio l'indispensabile. Ecco, se noi abbiamo il nostro emisfero cerebrale destro che è deputato alla conoscenza del mondo irrazionale, del mondo invisibile, del mondo magico, è perché della magia c'è bisogno, della ritualità c'è bisogno, perché l'essere umano è composto anche da questa parte. Se noi eliminiamo questa parte dell'essere umano, non siamo più esseri umani. Questo non lo dice nessuno, perché noi dobbiamo essere efficienti, dobbiamo essere produttivi, ma noi non siamo macchine. Non potremo mai eguagliare un computer, noi abbiamo dei sentimenti. E allora poi mi dà anche molto fastidio quando sento le persone che si lamentano dicendo: ah, oggi sono aumentati i reati, oggi la gente è più violenta, la gente è più aggressiva. Intanto la gente siamo noi, e quindi io queste generalizzazioni non le capisco, perché parlano sempre degli altri. Ci sono anche molte canzoni che vanno molto di moda, che vincono tutti i concorsi, e a me fanno ridere da impazzire, perché io non le capisco. Cioè, cosa vuol dire la gente parla, ma tutti parliamo? Cioè, nel senso che è come se noi giudicassimo sempre gli altri, no? Ma in realtà, se noi ci fermassimo a riflettere, dovremmo accorgerci che in realtà la bellezza del nostro essere umani sta proprio in questa nostra essere magici, cioè nel nostro essere un po' folli. Cioè, se io seguo delle regole, e si devono seguire perché ci sia vivere civile, perché altrimenti vivremo in un mondo che sarebbe assolutamente ingestibile, però se io vivo in un mondo, è chiaro che devo rispettare delle regole, ma non è che aumenta l'aggressività o diminuiscono le violenze o i crimini in base al fatto che ci siano più o meno regole. Non servono a niente. Cioè, le regole servono nel momento in cui io ho qualcosa da perdere. Se io non ho niente da perdere, non servono tutte le regole del mondo, ma serve una coscienza. E per avere una coscienza bisogna riappropriarsi del bello della vita. E il bello della vita, scusatemi, non può essere seguire una regola. Cioè, il bello della vita non può essere alzarmi la mattina, lavarmi i denti, vestirmi e andare a lavorare, perché quello è noioso, perché lo faccio tutti i giorni. Il bello della vita è alzarmi, cantare una canzone e vedere il mio compagno che si ammazza dalle risate e dice: questa è impazzita perché senza motivo canta la mattina. Ecco, un esempio stupidissimo, però dobbiamo tornare a questo, secondo me. Quindi la magia si può trovare in tutto. Cioè, non è che la magia ce l'hanno soltanto i leggenti, i sensitivi, quelli che hanno poteri paranormali. Non è che la magia ce l'ha solo, io lo adoro, il grande sensitivo Gustav Rohr, aspetto con ansia la puntata di Paolo sull'argomento. Cioè, non è che la magia ce l'hanno solo loro, la magia ce l'abbiamo tutti. Semplicemente l'abbiamo dimenticato, come la spiritualità. Cioè, col nostro mondo spirituale ci parliamo tutti, solo che non ne siamo consapevoli. Cioè, il cervello, l'emisfero cerebrale destro, non è che ce l'ho solo io, ce l'ho solo Paolo, ce l'ha Fabio, e ce l'hanno quelli che fanno informazione libera e gli altri non ce l'hanno, ce l'abbiamo tutti. La differenza sta nell'usarlo o non nell'usarlo. La differenza sta nel ricordarsi che l'essere umano non ha istinti,
Cioè noi non è che abbiamo, come dice il grande filosofo Galimberti, noi non abbiamo risposte rigide a degli stimoli. Noi siamo degli esseri creativi. Cioè noi abbiamo delle pulsioni che sono qualcosa di meno rispetto agli istinti. E questo significa che abbiamo una propensione naturale all'educazione. E l'educazione è fondamentale. Nelson Mandela diceva: l'educazione è ciò che consente a chi nasce in una famiglia di contadini di avere un figlio medico. L'educazione è ciò che consente a chi nasce in una famiglia povera di diventare il presidente di una grande nazione. Perché ciò che conta non è ciò che ci viene dato, ma è utilizzare al meglio ciò che abbiamo. Quindi noi abbiamo già tutto, solo che non ce lo dicono. Ci istruiscono a essere degli idioti e noi questo l'abbiamo imparato benissimo. E questo è il vero problema della nostra società. Cioè, quello che io dico nel libro, quello che io ho scritto nel libro, quando descrivo la società della mediocrità, io in questo credo ciecamente. Cioè, nel mio libro si parla proprio di persone che non vogliono uniformarsi alla società della mediocrità. Cioè, vivere in un mondo di mediocri significa vivere in un mondo di appiattimento, di banalità, di superficialità, in un mondo in cui non fa differenza niente. Vivere, morire, suicidarsi, fare l'amore, stuprare, tutto è indifferente in questo mondo. Perché tutto è indifferente? Perché abbiamo perso la magia. Cioè, noi abbiamo fatto diventare, o almeno nel mio libro, si parla di un mondo che ha fatto diventare l'essere umano un mollusco, un invertebrato da divano, pronto per essere inglobato nella nuova società carnivora. Perché la società della mediocrità, la società della modernità, è una società carnivora. Cioè, noi pensiamo che sia una società magnanima, ma non è vero, è l'esatto contrario. È una società, invece, che non ammette il dissenso, una società dove chiunque la pensi diversamente, come scriveva George Orwell nel 1984, chiunque la pensi diversamente deve essere vaporizzato, cioè deve essere cancellata la traccia o qualsiasi traccia della sua esistenza. E io non voglio vivere in un mondo così. Quindi cerco di costruirne un altro. E quindi ho creato un libro di persone emarginate dal mondo in cui vivono che invece possono salvare il mondo. Ecco, non fatevi mai dire da nessuno che siete dei mediocri, soltanto perché siete più stravaganti degli altri. Perché, come ha detto Paolo nella presentazione del mio libro, ha detto una cosa che a me è piaciuta moltissimo. Dice: ci sono persone che diventano ritardate perché così le crescono. Ma questo ce lo insegna già il Verga. Cioè, Rosso Malpelo, la novella che tutti studiamo a scuola, che quando la studiamo diciamo che barba, che noia, è una novella fantastica, che anticipa anche lì di anni e anni le scoperte della psicologia, delle neuroscienze, ma è che non ce la spiegano in questi termini. Cioè, se noi diciamo ad un bambino che è stupido, quel bambino diventerà stupido, perché nei primi anni della nostra vita si formano le cosiddette mappe cognitive, cioè il nostro modo di stare al mondo. Io ripeto, interrompetemi, perché questa trasmissione, questa puntata, sennò avanti fino a domani mattina. No, stiamo quasi al termine. Era un discorso, però se vuoi finirlo perché era interessante. Va bene, finisco questo concetto. Cioè, se noi, quando noi siamo piccoli, ora, secondo Freud, tutto questo avverrebbe nei primi 6 anni della vita di un bambino, secondo le neuroscienze nei primi 3 anni, secondo altri neuroscienziati, il nostro cervello invece sarebbe particolarmente ricettivo e plastico fino ai 21 anni. Questo cosa significa? Che noi siamo delle spugne. Quindi qualunque cosa ci dicono, naturalmente, in particolare i nostri genitori, ma anche la scuola, diventa per noi Vangelo, le cosiddette profezie autoavveranti. Quindi se noi continuiamo a ripetere, come avveniva nella novella del Verga Rosso Malpelo, ad un bambino che è cattivo, che ha gli occhiacci, che porta sfortuna, quel bambino diventerà così, perché lui sta formando nei primi anni della sua vita la sua identità. Cioè, noi dobbiamo tornare alla cultura classica, alla cultura dei greci. Cioè, i greci non avevano messo al centro il finto io, finto, perché nella nostra società noi abbiamo un io finto messo al centro, non è che abbiamo un io vero, non è che a nessuno interessa cosa pensa l'andra, non interessa niente a nessuno, interesso io magari per il mio ruolo sociale o perché ho scritto un libro, ma fondamentalmente altrimenti non mi interesserei. Ecco, noi dobbiamo tornare alla grecità, perché i greci invece avevano messo al centro della loro vita la società, perché i greci avevano capito che, no, che l'identità, come ripeto, ricorda anche il grande filosofo Galimberti, l'identità non è qualcosa con cui noi nasciamo, non è che io sono nata e sono nata così, io sono diventata quello che sono, grazie alle mie esperienze, soprattutto le esperienze che io compio nei primi anni di vita, perché tutti noi siamo condizionati, tutti noi siamo manipolati, anche inconsciamente. Ecco perché dobbiamo imparare a comportarci in un certo modo, a parlare in un certo modo. E quindi
quello che io ci tengo, insomma, a dire è questo: non fatevi mai dire dagli altri quello che voi siete o che non siete, non fatevi mai etichettare. Anche per questo io ho cercato di scappare con il mio libro dalle etichette e ho creato una nuova etichetta, perché è solo mia questa etichetta, Real Spiritual Fantasy, non ce l'ha nessun altro. E io non voglio, o meglio, non vorrei essere etichettata, non vorrei essere incasellata, perché ogni definizione è sempre una limitazione. E penso che siamo stati già limitati abbastanza e quindi usciamo un po' da questi limiti. Ci sono degli ambiti in cui possiamo farlo e quindi credo che dobbiamo farlo. Grazie davvero ad Alessandra, ricordiamo il libro Edizione BioBlu, La ragazza con la rotella in più, il libro di Nunzia Alessandra Schilirone. Torneremo sicuramente a parlare, grazie davvero per averci aperto tanto l'orizzonte. Grazie a voi di avermi sopportato. Paolo, grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.